madre era di Tavernola, mio padre di Vignore. E io ho vissuto fino a 14 anni a Tavernola, ma non con mia madre e mio padre, ma allevato da uno zio prete. Poi sono andato in seminario, sono stato a Cusone per 4 anni perché ho fatto la quinta elementare a Cusone già, e poi altri 3 anni, poi sono andato a Bergamo, poi ho vissuto, dopo uscendo dal seminario, ho vissuto a Bergamo gli anni dell'università perché andavo a Milano, quindi la montagna l'ho vissuta quando ho cominciato a insegnare, cioè sono tornato dove ero stato fino a 3 anni, appena perché sono andato via dalla montagna a 3 anni, e io ho avvertito le differenze tra lago e montagna tantissimo. Io sono ancora oggi, io credo di conoscere sia un carattere che l'altro, perché ci sono fusi, mi sono adattato ai caratteri della gente di lago e di montagna. Sono due caratteri diversissimi, ma davvero diversissimi, e l'ambiente quindi condiziona, è l'ambiente che condiziona anche il modo di comportarsi e di parlare, di rapportarsi con gli altri, di convivere, di vivere, di sopportarsi anche tra gente dello stesso paese. In questo senso io ho da una parte nostalgia della montagna, ma non non della montagna cartolina. Io odio, ma non so da dove viene derivato, tutti gli scrittori importati che parlano della montagna, e chissà perché, ma voi guardate che ci sono, potrei fare i nomi e cognomi anche adesso, che scrivono sui giornali e parlano di montagna, parlano di alpinismo, parlano di cartoline, parlano di sassi, parlano di vette, parlano di sentieri, sentieri vuoti però. Io parlo di sentieri percorsi, di sentieri che portano a qualcosa, portano ad altra gente, portano a una cascina, portano all'alpeggio, portano a gente che percorreva i sentieri per andare in miniera, per andare a fare il fieno magro, per andare a fare contrabbandiere, per andare a fare a cercarsi anche solo la legna, a far legna. Gente che vive la montagna è vita, non è un paesaggio da cartolina, la cartolina. Loro invece vorrebbero, in queste loro descrizioni, noi montanari, i montanari che ci sono anche se non siete montanari, voi date fastidio. È già bello che quando loro descrivono la montagna non dicono peccato che ci siano i montanari. La gente di lago è tutta un'altra faccenda, anche lì io. Certo che se volete rimpiango i pescatori, io ho vissuto sentendo la sera andare i pescatori a buttare giù le reti e tornare alle 3 del mattino sullo acciottolato, perché allora era tutto acciottolato, quindi i supei sullo acciottolato, e quindi si sentiva prima che suonassero i butì delle 5 della messa, della prima messa. Quindi, tutta la gente di lago, ho sentito le disgrazie del lago, perché il lago di Seo è un lago serio, non è il lago di Garda, non è il lago di Como, che è tutto di villettine, di belle, di cose, no, non è quello, non è il lago di Seo, è il lago che da un momento all'altro ti fa tempesta. Io ricordo su un battello una volta, verso Montisola, sul battello bianco vecchio, quel battello non so se si chiamava in serio, mi sembra, il battello bianco che andava ancora a vapore, che si vedevano dentro le caldaie, dentro c'erano i vetri tutto intorno, così la gente si vedeva. E mi ricordo ancora, sorpresi da una tempesta incredibile sul lago, che non era per niente annunciata, e le donne inginocchiate a pregare, io ero un bambino. E mi incuriosiva perché le donne sono tutti ginocchiate a pregare la Madonna, ognuno pregava il suo santuario, la Madonna, perché ognuno ha le sue Madonne, andava in giro per il lago, ma anche quello, anche per la montagna, e a pregare terrorizzate, perché quello è un lago serio. Io ho descritto, mi ricordo ancora, Feltri era innamorato di questa, io gli avevo fatto un articolo in cui una mattina di nebbia sul lago si dirada d'improvviso la nebbia e in mezzo al lago passa il treno. E loro l'avevo descritto.
passava il treno, ma passava davvero il treno. Che treno poi? Ma certo, erano le chiatte, no? Erano le chiatte delle cose e c'era il fumo, perché dentro c'erano i rimorchiatori, dentro, no? Delle chiatte. Ma c'erano i vagoni. C'erano i vagoni delle chiatte che andavano all'Italsider, no? Alla Libia, allora. I vagoni. E in mezzo si è diradata la nebbia, di improvviso dovevi passare il treno in mezzo al lago, no? Uno spettacolo. Quando gliel'ho scritto, mi ricordo ancora, Fedri era entusiasmo, questo qui un capolavoro, una cosa che... Perché era bellissimo, queste visioni. Mi ricordo le prime disgrazie, il ragazzo mio amico che imparava a guidare il camion sulla Tavernola Lovere, con quelle strade di allora, non asfaltate neanche. E lui imparava a guidare il camion ed è precipitato col camion, è precipitato nel camion e uno che passava in bicicletta e sono andati giù i palombardi, allora siamo corsi tutti noi bambini, perché poi si viaggiava tutto a piedi, andare a vedere, ma i palombardi erano ancora quelli con un casco così tutto. Impiegavano una vita a avvitarli tutti, questo casco, poi giù, non venivano su più, e giù, più trovato, né camion, né ragazzo, né quello che c'era con lui, né più trovato nessuno. Queste disgrazie qui che sul lago, quello che ha negato un altro, ha negato quello, mi ricordo quello, e erano le disgrazie del lago, il lago era vivo, era una cosa sia per la pesca e sia per il trasporto. Era un lago vivo, non da turisti, così la montagna era viva, non da turisti, non si metteva in posa a delle fotografa, che via i turisti, adesso si mette in posa che e così anche sul lago, dai che ci mettiamo in posa che arrivano i turisti, no, era la vita, io ho sempre detto che il turismo, che sarà del futuro, questo l'ho detto quando ero in provincia ancora, il turismo del futuro sarà che tutta la gente che sta giù, per loro, lavoro, per necessità e tutto, sta in città, verrà prima o dopo da noi, se noi ci facciamo trovare ancora, vale a dire, se noi non facciamo i villaggi turistici alla Sardegna, cioè in cui tu sei chiuso e il mondo della Sardegna è un altro, ma tu sei dentro lì e ti sembra che quella sia la Sardegna, non è vero, tu sei chiuso dentro in un villaggio, se noi ci facciamo trovare vivi come paesi, noi viviamo noi e loro si inseriscono volentieri perché stanno cercando radici, stanno cercando ragioni di vita, o di vivere o di sopravvivere. Questo è quello che cerco di dire sia per il lago che la montagna. Cerchiamo di stare vivi, di vivi come paesi con una nostra identità, ma una nostra cultura, un nostro modo di vivere, anche delle usanze così, ma non abbiamo paura. Che ci invadono, ci tolgono, cominciamo a avere noi le fedi dove sono? Noi abbiamo paura perché le nostre fedi vacillano, se noi fossimo forti di fede non abbiamo mica paura dei musulmani, cosa me frega a me, degli altri, credono in quello che vogliono, ma io non ho mica paura perché io ho ferma la mia fede, ma se la mia fede è traballante o è abitudinaria non c'è niente. Allora ho paura anche che mi tolgano la forma della mia fede e così anche nello stare insieme nel paese, delle tradizioni, delle cose, coltiviamole, teniamole, manteniamole credendoci, se anche crea mia nota perché devono crederci gli altri, loro stanno cercando qualcosa, guardate che una massa di gente viene da noi a cercare qualcosa, a cercare se stessa perché se ne si è persa, ma se non trova nessuno. Dei suoi racconti veramente.
spesso quando arriva la sera. Alla fine non lo trovo quasi mai e me lo faccio da me. Mi indico un pezzo di strada e provo a seguirlo. Ma da qualche giorno qui con me in tasca c'è una foto. Un paio d'occhi scuri, una ragazza con un bimbo in braccio, coperti di fango che camminano in mezzo al niente. Il bimbo non si muove, forse è morto, però lei ha lo sguardo alto, grande, che va oltre. È lo sguardo più bello che ho mai visto, un faro. È nel buio pesto che si vedono le stelle e si trovano i fari. La pioggia nei giorni scorsi si è infilata nella terra e me l'ha fatta sembrare un pallone da salirci sopra con la moto, rimbalzare dove capita. Poi è tornato il sole e la primavera ha fatto il resto. Esplosa nell'orgasmo del cambio dell'ora, ognuno nel mondo a giocarsi le sue ore di luce. Anch'io, col mio faro in tasca, a cercarmi le stelle quando il buio è davvero pesto, come oggi che non ci sono, ma cambierà. Intanto, oggi seduti accanto a me al bar, c'erano due che discutevano. Osservavo da sola mentre aspettavo qualcuno che non si decideva ad arrivare. Da qualche anno, quando mi infilo nei bar o nei ristoranti, me ne sto lì ad ascoltare gli altri e scopro che ognuno è qualcosa che pensa di essere, ma talmente immenso che perfino la mia meravigliosa pizza pugliese che sto per mangiare sembra una schifezza. E succede che mi trito in testa pezzi di discorsi che non so nemmeno dove appoggiare. Io intanto mi appoggio a me e non ho più voglia di parlare. È decisamente meglio ascoltare. Come un'ape che si appoggia sopra cervelli che sembrano miele e ogni volta si sposta quando ha fatto il pieno e non c'è nient'altro da succhiare. Nei giorni scorsi l'acqua e la terra hanno deciso di sedersi anche loro a tavola e ingoiare il Giappone. Qualche giorno dopo la Libia ha deciso di mangiarsi le mani da sola. E io ho continuato ad andare a mangiare allo stesso posto. Seduti vicino a me, un uomo e una donna. Dall'altra parte un tavolo con 6-7 operai. L'uomo e la donna raccontavano di storie epiche capitate in un qualsiasi ufficio nella Valle Seriana, dove il vero tsunami era una loro collega che preferiva compilare le fatture ascoltando una radio che a loro non era gradita. Ascoltavo la donna mentre consumava una polpetta di riso e raccontava di come si era rassegnata a dormire con una pastiglia di tavolo perché innervosita da una questione così grave. Sull'altro fronte, uno degli operai era in preda a un raptus perché un tale dell'Albino Leffe si era beccato 7 giornate di squalifica, mentre il suo collega da una decina di giorni raccontava di avere problemi di stomaco perché il figlio a cena non parlava. E io che osservo e che forse sono anch'io così, rinchiusa nella mia bolla che si muove affannosa alla ricerca continua di emozioni, che essere rinchiusi per forza tutta una vita dentro un corpo unico rende ogni cosa comunque individuale e basta. Ma in fondo va bene così. Perché le emozioni, le gioie, i dolori sono amplificati solo se vivi addosso. Ma cosa sarà mai che fa rivestire di importanza una cosa se importanza proprio non ce l'ha? Non so. E così mi ritrovo ogni giorno ad ascoltare, qualsiasi persona capita, il mio bimbo, sindaci, amministratori, storie qualsiasi, gente in fila davanti alla cassa, al ristorante, al parco, al cinema. E poi cala il buio, quello pesto. Ma è lì che si vedono.